Buongiorno, buongiorno. Questo è il giro. Buongiorno. Buonasera, preso. Buongiorno, buongiorno. Questo è il pedalatore folle. Il nuovo acquisto. Folle? Il cino operatore non ci vede mai, quindi questo. No, ma vai. Lo sapevo. Ma puttana! Ah. L'ho messa apposta! Ormai mi si collega! Andiamo! Occhio, Maremma! Pedali! Matti tengono caldo e rifanno dall'acqua. Ma io andavo freddo la banca di strada, nemmeno quelli mi facevano, cioè c'avevo un paio di neoprene. Ma quello lui si la spiaggi dietro? No. Balla!
Arrivi? Mettala peggio. Mettala peggio, eh? E se caschi ti fai anche male. E te sei abituato alla gazzella ora, capito? Sì, ti portavano avanti. Alla cosa. Ti ha appoggiato? No, sono andato in avanti. Qui, Vedrai. Ma qui su Sassi, fatto. Sì. Ma cazzo, è anche pericoloso. Però vabbè, la botta è stata forte forte. Capisci? No, vabbè, un po' ginocchio. Ginocchio, niente di che. Ti ci vuole le ginocchiere. Spalla no, però. No, spalla no. Meno male, perché ci vuole... sarà due. Poi ci... finito due. Ah, libretto e patente, prego. Ah, il mare, che bello. Bene. Qui è il punto fotografico. Qui? Eh sì, si fanno sempre qui le foto. Qui è un mondo. Allora, sentite. C'è due carabinieri per una stazione del mercato. Vedono uno che vendeva un sacco di scarpe. Cazzo fa quello? Andiamo a vedere. Dice, com'è? Come va? Dice, oh guarda, ma cosa vendi? Scarpe di coccodrillo. Dice, e allora se ne vende da far paura. Poi le vendo a un prezzo basso, le vado a prendere giù in Africa, quindi si fa anche noi, 1300 euro al mese. Vanno in caserma, vanno dal comandante. Comandante, noi ci licenziamo. Come licenziamo? Abbiamo trovato un lavoro migliore. Partono aereo, canoa, vanno sul Mississippi giù. In Africa, in Africa, nel coso, nel fiume. Si tuffano, senti, si tuffano, tirano su un coccodrillo, questo non ha le scarpe. Tirano su un altro coccodrillo, questo non ha le scarpe. Giù. Insomma, dopo una settimana non trovano nessun coccodrillo con le scarpe. Oh, abbiamo fallito. Sicché tornano in Italia, vanno dal comandante e gli dicono, senti, dice, ma... ci puoi riassumere? Perché? Perché il nostro obiettivo è fallito. Va bene, vi prendo, ma ditemi, ma cosa avete fatto? Dice, noi siamo andati in Africa, siamo andati a cercare le scarpe dei coccodrilli, dice, però erano tutti nell'acqua e nessuno aveva le scarpe. E il maresciallo comincia a ridere, ma siete proprio due imbecilli, ma perché? Dici, ma secondo voi i coccodrilli se vanno al bagno le scarpe le lasciano a riva? No, anche qualche ferroviere c'è. Sì, Perché la sai era lì che fa da bigliettaio, gli fa il mutuo e gli fa. Il bigliettaio, io in questo caso, gli fa, scusi, ma io non ho capito. Dice. E questo io ripete. Ma Dio, continua a non capire. Quindi, andate a ritorno. Sì, però non capiva. E questo lo ripete. Sei duro. E un accanto dice, guardi, se permette traduco io capisco. Gli ha chiesto un biglietto di seconda classe, andate e ritorno per Monte Rotondo. Dio serpente, io mi sei duro. Sale da luna e si scende di là. È già le 10:36. Eccoci! Vedi col saltino, eh? Oggi bisognerebbe fare una foto col saltarello. Là, lì, E nella sabbia.
la giro a fare colazione. Arriva gente, arriva gente, arriva gente. Attention please. Venghino, venghino! Freeway! Hai visto che roba, Maurizio? Buongiorno! Buongiorno! Sì, salve a voi! Arrivi? Mettala peggio! Mettala peggio, eh! Nessuno. Tanto si fa colazione, ma e non si fa più, eh. Vedi i lavori? Effetto fa il vino, vedi? Non si mangia la barretta, Luca. Uno, dai, giù. Due, tre. Come diceva no, Albertoni, che popò di cretino. Senti Silvio se ti fa uno sconto sul suo. Sono andato a coso, andai in ferie Silvio, bello. A Malaga. C'era un paffino scritto con le scritte in arabo. Che spettacolo. Che meraviglia. Anche se piove, ma è sempre bella, va.
rientro bagnato, rientro fortunato. Il vecchio è davanti che tira. Facile vincere, facile, eh? Piangeva, che pigolava, ora non ce la fa, non arriva piangeva, a casa. Ora come faccio, c'ho una tacca sola, qualche giorno, qualche giorno bisogna fargliela, qualche giorno si fa, vado Maurilio, vado Maurilio, ora mi arriva a pallo, vado, vado. Che dici, invita la lepre a correre, oh? Che gruppo fantastico!